Domenico Molinari, candidato consigliere UDEUR, grande attesa insomma per i primi risultati che ancora tardano ad arrivare. Ma sì, infatti siamo così in trepidazione, perché è un momento importante, particolare per la città e credo che la gente che è andata a votare sta aspettando i risultati. Non riusciamo a comprendere, io non riesco a comprendere perché ancora non ci sia un dato. Ormai siamo a più di un'ora dalla chiusura dei seggi, quindi Aspettative? mi meraviglia. Che aspettative avete? Ma l'aspettativa, chiaramente per quanto mi riguarda, è che ci sia un tête-à-tête, un testa a testa tra i due candidati, perché Due candidati De Matteis e Cialente. crediamo De Matteis e Cialente, quello che si dice, quello che abbiamo in questi giorni di raccolta dei voti, abbiamo capito. Probabilmente Cialente non farà il botto così come tutti dicono, probabilmente si attesterà su una percentuale che, se è vero, così come sembra vero, intorno ai 45-46%, De Matteis probabilmente si attesterà su una percentuale intorno ai 37-38%.